buona domenica, ben ritrovati con l'informazione di TG Padova. Ricapitoliamo insieme a voi i principali fatti della settimana. Una trasferta di lavoro che si è trasformata in tragedia per un gruppo di dipendenti di un'azienda padovana. In otto stavano tornando da Bologna dopo una giornata trascorsa in fiera, ma il furgone Mercedes Vito che avevano noleggiato per viaggiare insieme all'improvviso è uscito di strada e si è capovolto. Nello schianto tremendo ha perso la vita Sandra Stivanello, 48enne padovana. La donna era alla guida del mezzo che ha sbandato urtando un New Jersey e poi si è ribaltato. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte sulla corsia nord lungo la A13 all'altezza dell'interporto di Bologna. Nel furgone insieme a lei c'erano altri 7 colleghi. Una di loro, una 46enne veneziana, è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale maggiore di Bologna. Feriti ma non in pericolo di vita, gli altri 6 compagni di viaggio ricoverati invece all'ospedale Sant'Orsola. Per Sandra Stivanello invece non c'è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Purtroppo la tragedia della A13 non è stata l'unica in questo fine settimana. C'è anche un altro padovano vittima di un incidente. È il centauro Michele Lando, 41enne di Sant'Angelo di Piove, morto durante le prove libere in una pista di Adria nel Rodigino. Lando, per cause ancora da accertare, dopo una curva non è riuscito a tenere la moto, cadendo sull'asfalto. Purtroppo il pilota dietro di lui, colto di sorpresa, non è riuscito ad evitare l'impatto e lo ha travolto, uccidendolo. «107 anni ed è come non averli. Emma Galiotto è la festeggiata speciale. Padovana, ospite del centro diurno Nazaret in città, oggi ha ricevuto una festa degna di un compleanno a dir poco unico. Oltre un secolo d'età che nonna Emma ci confessa di non sentire. Mi non mi pare di avere tutti questi anni, no. Ne siete 50? Perché qualche volta mi sento stanca, ma ho fatto la scala, ho stirato, ho fatto e ora per forza sono stanca. Una vita spesa tra le fatiche del lavoro. Lavoravo non fuori casa, perché gli era i signori che gli era in casa, chi gli aveva bisogno, non so, di quello che si fa su una casa. E ora mi chiamava e dice, ma puoi venire un po' lì a fare questo, fare e anche far da mangiare. Dopo la morte del marito, Emma si è sempre arrangiata da sola, ma circondata dall'amore di tante persone. Proprio come oggi, intorno a lei amici e parenti, ma soprattutto ospiti d'eccezione, sono stati gli studenti della classe 4H del Duca d'Aosta, che frequentano il centro durante i tirocini promossi dalla scuola. Una longevità che non svela nessun segreto, solo tanta salute e tanta positività. Auguri Emma, da parte di tutti noi. Oggi siamo qui per chiedere con forza il ritiro del disegno di legge della buona scuola. Circa 1 migliaio questa mattina, tanti erano i manifestanti presenti al corteo che da Piazzale della Stazione è arrivato in centro storico per protestare contro il disegno di legge della buona scuola voluto dal governo Renzi. Noi siamo gli studenti venuti da tutte le città del Veneto, siamo gli stessi studenti che il 30 aprile erano a Milano a contestare Expo, siamo gli stessi studenti che si oppongono a un modello di scuola azienda. Studenti e docenti insieme per chiedere più investimenti nella scuola pubblica, un aumento dell'organico e una stabilizzazione di tutti i precari. Perché siete qui oggi? Per protestare contro il quotidiano attacco alla Costituzione e alla democrazia del nostro Paese. Noi siamo la buona scuola e siamo qui per questo. Non ci piace questo progetto di riforma, questa idea della scuola. Per eliminare tutti quei punti che riguardano i poteri al dirigente, l'assunzione dei precari, va bene, promesse ma non attuate. Vogliono il ritiro, non la trasformazione del decreto di legge, perché la buona scuola per loro è ben altro. La buona scuola è una scuola in cui siano i professori e gli studenti a decidere quale deve essere l'indirizzo, sicuramente non questa scuola fatta di tagli e di imposizioni di un governo sempre più reazionario, basta vedere anche l'ultima legge elettorale votata ieri, quindi che dà il senso di dove stiamo andando. Per quanto riguarda la restituzione di questo, la vedo un po' dura perché da sempre INPS e governo, o i vari governi che si sono succeduti, hanno trovato il modo per eliminare quello, farlo lasciar perdere e magari ripartire da adesso.
Da un lato i sindacati gridano vittoria dopo la bocciatura da parte della Corte Costituzionale della legge Fornero che aveva bloccato il meccanismo della perequazione, ovvero l'adeguamento al costo della vita delle pensioni oltre i 1.407 euro lordi. D'altro canto però c'è pessimismo per quanto riguarda la restituzione dei soldi che non sono entrati nelle tasche dei pensionati. Per esperienza, dice Fagan, l'INPS ha tempi lunghi per la restituzione del denaro che deve. Chi dice 5 miliardi, chi 6 miliardi, chi 8, addirittura chi 10, su che base, su cosa, come fanno questi a sapere quanti pensionati, sappiamo che sono 5-6 milioni di pensionati interessati, ma quanti di questi hanno i 1.407 euro al mese e quanti ne hanno 2.500, 1.800, 3.000, 3.500, 5.000 eccetera? Il ministro dell'economia Padoan assicura che si sta già lavorando una soluzione. Cosa devono fare allora i pensionati a cui è stata bloccata la rivalutazione? Per ora niente è stato deciso, il consiglio però è quello comunque di rivolgersi ai patronati dei sindacati. In questo momento assolutamente non c'è nulla, dopodiché io consiglio i pensionati a rivolgersi a un qualsiasi patronato sindacale per poter accedere a queste cose, per avere un loro diritto. Un mazzo di fiori gialli posati da una mano sconosciuta viene scosso dalle auto che sfrecciano lungo la strada provinciale 92 a Bagnoli, teatro ieri notte dell'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita tra le fiamme divampate nell'abitacolo della sua Golf, una giovane mamma di 26 anni, la sua auto si è trasformata in una gabbia mortale. Valeria Gudimenco, barista di Anguillara, è morta carbonizzata mentre stava tornando a casa dopo una serata di lavoro in un locale di conserve. Era alla guida della sua Golf quando all'improvviso ha perso il controllo e si è schiantata contro questo platano. La sua auto si è ribaltata e è andata a finire nel fossato prendendo subito fuoco. Per la 26enne non c'è stato nulla da fare, probabilmente è morta sul colpo prima che l'incendio divorasse la sua macchina. La ragazza di origine moldave da anni viveva in provincia di Padova, ad Anguillara, dove tutt'oggi risiede l'ex marito e la loro figlia piccola che dovrà essere preparata a questo immenso dolore. Sul luogo dell'incidente sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato il rogo trovando il corpo carbonizzato. I militari sono risaliti alla vittima dai resti bruciati della sua auto, ma per la conferma servirà la prova del DNA. Una strada, quella dell'incidente, tristemente nota per le tante vittime provocate spesso dall'alta velocità. Qui tutti corrono troppo, si lamentano i residenti che tornano a chiedere che vengano presto posizionati dei rilevatori di velocità. Picchiato perché di sinistra, l'aggressione è avvenuta durante la festa in Piazza delle Erbe per la promozione del Calcio Padova in Lega Pro lo scorso 19 aprile e questa mattina i poliziotti della Digos di Padova hanno eseguito 3 perquisizioni in casa di altrettanti ragazzi di estrema destra che sono stati denunciati per questa violenza. Il tifoso padovano è vittima del pestaggio, ha 25 anni ed è un esponente della sinistra cittadina. Era stato avvicinato quella sera da 3 persone di Veneto Fronte Skinhead. Gli hanno fatto vedere una sua foto su Facebook chiedendo se era lui quello che si vedeva nell'immagine con una bandiera rossa. Quando il ragazzo di sinistra ha risposto di sì, è stato subito colpito da una serie di pugni, tutto sotto gli occhi della sua ragazza terrorizzata. I 3 ultra di estrema destra sono stati identificati dopo una breve indagine e denunciati per lesioni, violenza privata e minaccia. Hanno 26, 25 e 24 anni. Nel cellulare di uno dei 3 è stata trovata la foto mostrata alla vittima prima dell'aggressione, mentre un altro invece aveva 2 coltelli e un tirapugni nascosto nell'auto. Dopo aver visto la tragedia degli sbarchi in TV, ha voluto fare la sua parte e così Maragambato, 90enne di Sarmeola di Rubano, ha lasciato la sua abitazione, una villetta di 2 piani in via Borromeo, per darla in affitto a chi aveva più bisogno di lei. Ed ecco, vedete alle mie spalle, l'abitazione di Sarmeola di Rubano, dove trovano alloggio i 10 profughi che sono arrivati dall'Africa. Sono qui da circa una quindicina di giorni e sono assistiti dalla cooperativa. Abbiamo proprio incontrato alcuni assistenti, alcuni addetti della cooperativa che però non ci hanno voluto, non hanno potuto rilasciare dichiarazioni ai nostri microfoni. L'unica cosa che ci hanno fatto sapere è che i profughi, tutti adulti, uomini, maggiorenni, stanno tutti bene. Panni stesi al sole, finestre aperte, qualche passeggiata nel parco, come inquilini qualunque, tant'è che molti cittadini sembrano quasi non essersi accorti della loro presenza. I privati sono liberi di fare ciò che desiderano fare, ognuno è una decisione soggettiva. Per ora, insomma, non danno né fastidio né niente. Non ci sono grossi problemi.
Non sapevo neanche che ci fossero, di la verità. A me non dà fastidio. Sono contrario a queste cose. Però prima penso che bisogna pensare agli italiani e ai padovani. Mara Gambato ora vive in un appartamento alle porte di Padova. La sua villetta ha deciso di concederla per metà del valore sul mercato dell'immobile. A farsi carico delle spese la cooperativa sociale Percorso Vita di Don Luca Favarin. Un gesto di generosità, forse spinto anche dalla sensibilità nei confronti del tema dell'emigrazione. Un dramma che la novantenne ha cercato di alleggerire offrendo un tetto a chi non lo ha più. A trovarla così, con una mano mozzata, è stato un cittadino di Saunara ieri mattina che ha prontamente avvisato il sindaco e i carabinieri. La Madonnina, dedicata ai mutilati, è stata mutilata di una mano, poi lasciata sul piedistallo dove è posta la statua. Chi abbia compiuto il gesto non si sa e non si conoscono nemmeno le motivazioni per cui alla piccola statua della Madonna, posizionata in piazza Zambelli, sia stata mozzata una mano. Le ipotesi sono molte, potrebbe essere stata anche una pallonata calciata da qualche bambino che giocava nei giardinetti vicini, ma il sospetto più forte resta quello di un atto vandalico visto il taglio netto della mano della Madonnina. La statua è stata donata da un cittadino di Saunara alla comunità e per volere dell'amministrazione comunale dell'Associazione Nazionale Invalidi e Mutilati del Lavoro è stata collocata al centro della piazza nel maggio del 2009. La ricerca del colpevole sarà difficile vista la mancanza di telecamere nella zona. Per questo le autorità cittadine invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Otto profughi nigeriani rannicchiati dormono stesi sui gradini fuori la questura di Padova. L'emergenza nelle immagini di questa notte, mentre in città ancora si discute sull'accoglienza in case private. Sulla questione questa mattina prefetto e questore hanno dato spiegazioni. È capitato che la sistemazione che era stata trovata inizialmente non era apparsa, diciamo, soddisfacente a questi profughi e che preferivano una sistemazione in città, ma poi stamattina sono stati convinti ovviamente ad accettare quello che di cui possiamo disporre. Il gruppo la scorsa notte avrebbe così rifiutato il trasferimento in una struttura d'accoglienza della provincia, impauriti dalla possibilità di lasciare la città e forse temendo di essere riportati in un luogo fuori dal paese, ma ora la situazione è rientrata. Io devo dire che di fronte a una posizione non collaborazione da parte delle amministrazioni locali, mi fa piacere segnalare che ho un riscontro positivo da parte dei soggetti privati. Sono tantissime le disponibilità pervenute in prefettura. Sono già una quindicina i privati che hanno contattato la prefettura per mettere a disposizione i mobili sfitti per l'accoglienza dei profughi, conferma Patrizia Impresa, che risponde al sindaco Bitonci, il quale nelle scorse ore aveva detto di essere pronto ad impugnare i contratti stipulati dai privati con le cooperative. Io sono abituata a lavorare, a gestire la responsabilità di lavoro rispettando le leggi, le norme e le regole dello Stato. Come vi dicevo, questi accordi con soggetti privati vengono fatti nel rispetto delle norme di diritto civile. Torna a colpire il ladro seriale specializzato in finestrini delle auto infranti e torna la paura nel cuore di Padova, soprattutto per le donne, vittime preferite del malvivente che come in precedenza colpisce esclusivamente in tarda serata. Ieri attorno alle 21.45 il copione si è perfettamente ripetuto. Una 41enne residente in via Campagnola, due passi dal centro città, stava rincasando. Ha fermato l'auto davanti casa per aprire il cancello e senza neanche avere il tempo di reagire si è vista piombare un individuo con il volto travisato da un casco integrale che in una manciata di secondi ha spaccato il finestrino e rubato la borsa appoggiata sul sedile anteriore del veicolo. Dentro c'erano 180 euro in contanti e il telefono cellulare. Ha fatto perdere le sue tracce. Sconvolta, la donna sporto denuncia. L'ennesima, visto che solo pochi giorni fa nel quartiere Bassanello Guizza si era verificato un episodio identico. Una donna che stava parcheggiando l'auto, avvicinata da un individuo che ha spaccato il finestrino e rubato la borsa per poi scappare in sella alla sua moto. Mentre la mobile di Padova ha arrestato un moldavo di 26 anni accusato di aver rapinato alcune prostitute. L'uomo, già con precedenti contro il patrimonio, dopo le prestazioni sessuali, derubava le donne di denaro ed effetti personali.
Grazie per essere stati in nostra compagnia, buon proseguimento di serata con Rete Veneta, arrivederci.